Ho portato il mio mini-me per quest'ultima puntata, eh? Ho portato il mini-me per quest'ultima puntata? Sì, voleva fare la sorpresa. Ma che fa? Fai schifo! Fai schifo! Te che lindine! Te che lindine! Te che lindine! Io ero te il carandino. Scusa, che ci devi fare? Mi devo divertire per questa puntata numero uno. Questa è l'ultima puntata. Che numero? 14. Ah, no, uno. No. Sta cazzo è matematico, attenta, va. Vai. Ma noi siamo concentrati. Siamo tutti concentrati, ma pensiamo prima di tutto agli affari. Avete saputo quello che è successo a Firenze? Eh certo. L'Arno ha creato una voragine che si è inghiottito un sacco di macchine. Guagliù, l'Arno ha una forza spaventosa. E infatti adesso chiamano l'Arno Schwarzenegger. Forte. Diciamo ma tu sia chiaro una cosa, tenetela bene in mente. L'appalto per la ricostruzione dovrà essere nostro, anzi sarai proprio tu a trasportare il cemento fino a Firenze. Ragazzi, è pericoloso, l'anno scorso ho portato il cemento e mi hanno arrestato. Quello il cemento era armato. E quest'anno? Quest'anno ho risolto. Come? Vicino al cemento armato ci mette tubi innocenti. La farmi. Ricordati che noi siamo uomini di Gomorra. Di Gomorra, di Gomorra, di Gomorra. Ma ciò sta, lascia. Fammo sparare. No, dobbiamo pensare agli affari. Agli affari. Anzi, a proposito, parlando di appalti, siete andati a controllare i lavori di quell'ultimo appalto che abbiamo preso? Eh certo, ieri siamo stati sul cantiere tutto il giorno. Ho inalato tanto quel cemento che mi fanno l'analisi del sangue, invece del piastrino mi trovano il piastrello. Non mi puoi picchiare! Ma che ti ne No, tengo il piastrello! Ho detto, stiamo concentrati, voglio uno, e qua stiamo scherzando con il fuoco. Anzi, vi avverto, ultimamente hanno scoperto che nelle ricostruzioni che stiamo facendo i mattoni sono pieni di mercurio. Come se ne sono accorti? Come se ne sono accorti? Gli abitanti dell'appartamento, per misurarsi la febbre, si abbracciavano un pilastro. Quando ne prendo? Un pilastro sotto un braccio! Un pilastro in bocca! Chi è? Ma stupendo! Ma non ho capito, ti stai mettendo paura? No. Ti stai tirando indietro? Fai schifo! Dimmi come te che Gomorra perde di credibilità? Fai schifo! Dimmi come te che la gente a Napoli non vuole vivere più nei bassi ma si comprano le villette ecosostenibili per salvare il pianeta. We are the world, peace and love, love and peace! Fai schifo! Tu si nutra di tu! Fai schifo! Ma io ho fatto una battuta! E questo! E fino a te piglia la cazzuola, vieno! Ma che è sta cosa? Dove l'hai presa sta cazzuola? L'ho rubata uno che lavorava qua fuori, perché? Mannaggia! Ciro, che è Jenny? 3, 2, 1, vai! Che hai fatto? Il conto è alla rovescia. Guagliù! Oh, è successo un fatto in crescita. Che è successo? Si è bloccata proprio... Una mano. È successo un fatto in crescioso. Il mio nemico acerrimo, Salvatore Conte, detto Gino Seghete, mentre ristrutturava l'appartamento della mamma, qualcuno gli ha rubato la cazzuola da mano. Che è successo, Salvatore? La verità è che ci ha lasciato a Napoli una banda di scemo che non trova nemmeno la cazzuola in mutanda. Suuuuz! Sanno a picciare una casa! Don Salvatore, stai che te? Gli vogliamo fare pelo e contropelo? No, perché l'uomo che può far meno lo pelo non tiene paura di niente. Ma anche se faccia retta. Suuuuz! Sanno su donna a casa!
O chi stava lì? No, non ha giravito. E stava tu? Volevo dirvi una cosa, io ieri sono stato nel vostro quartiere perché vi volevo chiedere scusa per l'affronto della settimana scorsa. Non vi ho trovato e ho conosciuto vostra madre. Mamma mia, guarda. Ma non devo niente di... Ma la madre... Non devi dire niente. Ma da fecondo. Mamma, è come la Madonna. Te non si spende sotto per. Non uscire e non fa fuori. O te ne sotto controllo. Tu sei un serpente, ma io non sono una Madonna. Quindi chiedo scusa, mi schiacciate sotto al piede? No, ti sparo un mo. Ma che? Su! Si sa che fa una vespa! Donato, vedi chi è? Si è accattato camion. Papà, che abbiamo un grandissimo clan. Forse il più potente al mondo. L'unico problema è che le giovani leve si sono girate. E che cosa hanno detto? Hanno detto e cioè? E chi la capita? Si è girato. Facciamo un gruppo e fuoco! L'hanno fatto in segal! L'hanno chiamato a Zecchinetti! A Malamore! A Peppo Cric! Sono tutto affiliato, io lo so. E Peppo Ambulanza! Non vuole venire! Hai capito? No! Una cosa, scusate, è Peppa Alta Tensione! Non vuole venire! E che ha detto? Non vengo! Vabbè! Ma ci divertiamo! Ma fai cattare nottate! E Peppa mi traglietta! Non vuole venire! Ma che ha detto? Non vengo! Un momento! Un momento! E Peppa, è Peppa lavatrice! Non vuole venire! Ma che ha detto? No! 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 Non vengo! No, non vengo! Il mio preferito è Peppo Venditore Ambulante. Non vuole venire. Ma che cosa no, che non venga, il no, che non venga. E chi è che non venga? Giuseppe, Peppo Precoce. Ma vuole venire. Ma che ha detto? È già sovvenuto. È il più pericoloso. Chi? Peppa Cancan. Non vuole venire. E che ha detto? No, 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 no.